Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non avrei mai pensato di registrare questo video fino a 30-40 minuti fa. In questo video non parlerò dell'eliminazione della Roma dalla UEFA Champions League, dai preliminari di UEFA Champions League, bensì dell'eliminazione dai preliminari della UEFA Champions League da parte dell'Ajax, che è stato battuto per 4 reti a 1 dai russi del Rostov. Risultato molto inaspettato, strano e allo stesso tempo storico, perché tutti sappiamo che l'Ajax ha una storia a livello europeo, mondiale, olandese ovviamente, ma soprattutto a livello mondiale che parla chiaro, ha vinto tanto sia in patria, sia in Europa, sia fuori in generale e merita rispetto per questo, ma si è fatta umiliare da una squadra che di storia non ne ha, ma che di cuore ne ha e come. Ovviamente il Rostov, una squadra russa che è riuscita a battere per 4-1 un Ajax vergognoso a partire dalla difesa, soprattutto dalla difesa, ma anche arrivando all'attacco al centrocampo che non hanno aiutato per niente. In generale la squadra e l'allenatore che è stato messo senza dubbio in difficoltà. Diciamo che in seguito all'addio di Frank de Boer, l'Ajax si è trovata in situazioni molto critiche e ha dimostrato di non essere più l'Ajax di un anno fa, 2 anni fa, diciamo più 2 anni fa che un anno fa, anche con questa sconfitta e con le prime batoste prese anche in campionato. E il gol dell'Ajax è arrivato sul calcio di rigore grazie ad una bella trasformazione da parte di Klaassen, il capitano della squadra olandese. Calcio di rigore che sicuramente non si può mettere in dubbio. Non solo fallo cattivo in area di rigore, non solo chiara occasione da gol, perché ovviamente, come sapete, le regole del cartellino rosso sul fallo in area di rigore sono cambiate. Non deve essere soltanto una chiara occasione da gol, ma deve essere anche un fallo cattivo, perché se il giocatore che commette l'irregolarità, diciamo in questo caso il difensore, cerca il pallone, lo si può punire con un cartellino giallo, mentre, come è accaduto anche nella circostanza di questa gara, se il difensore o in generale il calciatore che commette il fallo cerca il contatto, cerca di fermare l'avversario con un intervento irregolare e cattivo, viene espulso, senza ombra di dubbio deve essere espulso e non devono esserci dubbi. Ovviamente in questo caso il difensore del Rostov ha cercato il fallo, ha tirato due calci, forse un po' involontari, però ha tirato due calci senza trovare minimamente, senza sfiorare minimamente il pallone all'attaccante dell'Ajax e ha meritato l'espulsione. Lui se ne è accorto ovviamente in seguito all'irregolarità ed è uscito senza protestare neanche un po', perché ovviamente non puoi dire nulla dinanzi ad un'espulsione così, diciamo, netta, perché non si può dire niente. Tiri due calci in area di rigore, su chiara occasione da gol, ripeto, fallo cattivo, non puoi dire niente, insomma. E calcio di rigore trasformato, tirato centrale con sicurezza, Ajax che comunque ha siglato un gol e non ha messo diciamo, non ha umiliato la propria storia, ma ha umiliato se stessa o se stesso, dipende da come volete individuare l'Ajax, se come squadra femminile o maschile, insomma, ha messo comunque in ridicolo, diciamo, se stessa, parliamo al femminile, perché una squadra come l'Ajax, che comunque anche adesso si credeva potesse fare bene in Champions League, ha dimostrato di essere tutt'altro che una squadra, diciamo, competitiva, prendendo 4 gol da una squadra che è partita sfavorita prima del preliminare di ritorno, diciamo, anche se aveva quel minimo vantaggio, avendo segnato un gol fuori casa nel preliminare appunto di andata contro l'Ajax in Olanda. E, insomma, non è facile parlare di una partita del genere, perché mi sono interessato alla gara soltanto dopo i primi due gol, il primo gol, anzi, del Rostov, al termine della prefazione di gioco praticamente. Ho visto tutto il secondo tempo, ho ammirato, diciamo, un calo mostruoso da parte degli olandesi e un'impresa storica assaporata dai russi del Rostov, e anche perché volevo capire come, avendo ammirato anche l'Ajax di Frank de Boer, volevo capire come è cambiata alla fine la situazione, perché c'è un abisso mostruoso tra l'Ajax di Frank de Boer e questo Ajax o questa Ajax, e quindi volevo notare, diciamo, il cambiamento.
Insomma, non ho parole perché non mi sarei mai aspettato una disfatta del genere da parte degli olandesi, e questo è sicuramente un colpo di scena, agli occhi di tutti è un'umiliazione presa dagli olandesi che si sono fatti male da soli, peggio di quanto abbia fatto la Roma ieri sera, perdendo 3-0 con il Porto in 9 uomini. Questo è veramente qualcosa di vergognoso. Prima di concludere questo video, però, vorrei, diciamo, con molta difficoltà, dare il mio pensiero, rivolgere meglio il mio pensiero alle vittime del terremoto di ieri notte. Dalle 3:33 fino ad oggi io abito in Abruzzo, per cui ho sentito abbastanza questo terremoto, che però per fortuna qui non ha causato danni, ma purtroppo ha causato molti danni nelle altre regioni, in particolare nelle Marche, ma soprattutto in Umbria. Per cui il mio pensiero è rivolto a tutte le vittime, mi sembra siano addirittura 120 di questo terremoto, di questa tragedia, e speriamo che, non so veramente cosa sperare perché c'è poco da sperare, speriamo che i morti ovviamente non aumentino, ma già quando vedi che a causa di un terremoto muoiono 120 persone, il tuo cuore si spezza, se ovviamente ce l'hai, perché non tutti abbiamo un cuore in questo paese. Speriamo che ovviamente chi può trovi le giuste soluzioni dinanzi ad una situazione che è drammatica a livello umano, e che potrebbe, poiché i morti purtroppo stanno aumentando, le vittime stanno aumentando, i deceduti, ecco, non usiamo questi termini, i deceduti e le vittime stanno aumentando, potrebbe assomigliare addirittura al terremoto dell'Aquila del 2009, che nessun abruzzese, ma nessun italiano potrà mai dimenticare. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, spero vi sia piaciuto. La luminosità non è stata delle migliori, non ho il cappello dell'Inter perché comunque non riguarda l'Inter questo video, ho parlato di tutt'altro, comunque calcisticamente parlando ho diciamo rivolto il mio discorso all'Ajax e a Rostov, per cui complimenti a Rostov e all'Ajax per averci comunque provato fino alla fine, anche se ha giocato sotto le sue possibilità. E ancora una volta il mio pensiero è rivolto, ripeto, alle vittime di questo terremoto, e speriamo che si fermino quei deceduti, perché è veramente qualcosa di brutto, di drammatico. E chi fa ironia, black humor verso, diciamo in generale, questa tragedia, per me non è un uomo, sia, diciamo, non è un essere umano, non è una persona che merita stima e rispetto. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Inter, e spero che appunto non sia tutto questo video, vi sia piaciuto. Ciao ragazzi!